Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro. Perché è importante l'arresto di Matteo Messina Denaro? Perché è l'arresto di un re. Sì, proprio di un re. Perché Cosa Nostra, rispetto ad altre organizzazioni, continua a mantenere una struttura piramidale con un vertice e un re deciso dalla cupola. Messina Denaro, in questo momento, è il re di Cosa Nostra. Il gioco è semplice, è una regola fondamentale, una pressione costante, il nome del clan, cioè le balle. Lo Stato difende i suoi cittadini, informarsi, approfondire, continuare a vivere. Chi è Matteo Messina Denaro? Matteo Messina Denaro, classe 62, è l'ultimo degli stragisti, è l'ultimo appartenente a quella classe militare e politica mafiosa che ha portato avanti la strategia stragista e che ha fatto parte dell'ascesa criminale dei corleonesi. Matteo Messina Denaro è stato uno degli uomini più fedeli di Totò Riina. L'ascesa dei corleonesi si ha intorno agli anni 70 e 80, decretata con l'assassinio di Stefano Bontà nell'81, capo dei palermitani. Cosa Nostra ha strutturato come confederazione di tante famiglie, ognuno con un mandamento, cioè un territorio su cui insiste e comanda, si ritrova con questa spaccatura. Palermitani e corleonesi, i contadini, i viddani, considerati sì potenti, ma marginali, incapaci di vere alleanze politico-economiche, sostanzialmente braccio armato che deve accontentarsi di un segmento soltanto del potere mafioso. Riina, invece, sfruttando anche il potere sempre più forte di Luciano Liggio, altro corleonese, tenta il colpo di Stato, cioè prende il vertice di Cosa Nostra. E lo fa in nome dei valori di Cosa Nostra, che considera traditi dai palermitani, troppo morbidi, troppo piegati alla politica, cioè servi della politica, mentre i corleonesi vogliono loro dominare sulla politica. Matteo Messina Denaro è al servizio di Riina, letteralmente. Viene scelto non soltanto per le sue capacità militari, ma anche perché porta con sé un'eredità importante. E la sua famiglia ha un rapporto con i proprietari dell'istituto di credito privato più importante della Sicilia, la Banca Sicula di Trapani. All'epoca il commissario di polizia Germanà segnalò che questa banca potesse essere, al pari della Banca Rasini di Milano, centrale di riciclaggio dei soldi di Cosa Nostra. La massa di guadagni che venivano dall'eroina, soprattutto col traffico verso l'America del Nord. Messina Denaro ha raccolto i suoi gradi sul campo, partecipa giovanissimo alla faida di Partanna e quindi diventa affidabile. Uccidere e non essere uccisi in tempo di faida ti rende un killer praticamente perfetto. Ogni gesto che compi nella tua vita quotidiana e soprattutto quando vai poi a uccidere il tuo bersaglio fa parte di una procedura che non tutti gli uomini d'onore, cioè gli affiliati a Cosa Nostra, sanno tenere. Ecco, tutto questo agli occhi di Riina fa apparire questo giovane all'epoca, classe 62, lo fa apparire come affidabilissimo, al punto tale che viene inviato in un gruppo di fedelissimi, Bagarella, Graviano e appunto Messina Denaro, viene inviato a Roma. Questa struttura si chiamerà Supercosa. La Supercosa è in risposta alla Superprocura. Riina costruisce la Supercosa Nostra. Un gruppo di persone, di cui nessun'altra famiglia sa dell'esistenza, inviata a Roma per colpire Martelli, Maurizio Costanzo e Falcone stesso. In verità questa spedizione sarà completamente fallimentare. Si comporteranno e si muoveranno in modo davvero maldestro. Devono pedinare Falcone e lo perdono. Avevano un'informazione di un Falcone che andava a mangiare dal matriciano, ma si sbagliano e vanno dal ristorante a Carbonara. Devono cercare di capire come colpire Maurizio Costanzo
lo pedinano, ma poi desistono perché vedono una scorta armata sotto casa sua. Non era casa sua, era casa di Vincenzo Scotti. Non riescono a rintracciare Claudio Martelli, addirittura incontrano Renzo Arbore e Pippo Baudo e sentono Corleone, quindi in questo caso Rina e la dirigenza, per dirgli se andavano colpiti, se potevano essere colpiti perché facili bersagli. Vengono ritirati, vengono fatti rientrare in Sicilia. È interessante vedere come Messina Denaro, come killer fuori dal suo territorio, non si muova con la stessa agilità. È sempre più vicino a Rina, ha ereditato il mandamento, quindi tutto il territorio di Trapani da suo padre. I corleonesi lo considerano un mandamento fedelissimo, quindi dove fare investimenti, dove poter contare completamente su di lui. E poi avviene un altro omicidio, l'ennesimo. Messina Denaro viene incaricato di partecipare all'esecuzione di Vincenzo Milazzo. Milazzo era capo di una cosca storicamente influente in Cosa Nostra, più che per potere reale, per potere simbolico, Alcamo. Ed era infastidito dalla gestione completamente autocratica di Rina. In breve, Milazzo lascia intendere che i Brusca e i Rina stanno esagerando. È passato con loro durante la faida con i palermitani, quindi condivideva con loro che i palermitani stessero costruendo più un partito politico che un'organizzazione militare imprenditoriale d'onore. Ma poi si lamenta. Viene convocato, lo racconterà un pentito, viene convocato in una casa dove in genere facevano le riunioni i vari affiliati di Cosa Nostra e lo ammazzano. E Brusca dirà: devo ucciderlo appena lo vedo perché ha brindato alla morte di mio padre. Messina Denaro in tutto questo? Messina Denaro in tutto questo ucciderà la fidanzata di Vincenzo Milazzo. E la ucciderà perché è incinta. E perché è incinta probabilmente di un maschio, cioè di un bambino che crescendo avrebbe poi potuto decidere di vendicare suo padre. Matteo Messina Denaro, quando si decidono la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, è parte dell'elite del gruppo dei Corleonesi che decidono per queste esecuzioni. Ma il suo peso più importante si ha successivamente, e cioè quando la strategia stragista, gli attentati a Roma, Milano, Firenze, continua. Matteo Messina Denaro sposa una visione insolita sino ad allora, e cioè la strategia terroristica, colpire innocenti, cioè persone che non c'entrano, che non si sono neanche opposte al potere di Cosa Nostra, che non sono né uomini d'onore né nemici dell'organizzazione, passanti, colpire musei. Pensano continuamente, abbiamo prove di ipotesi di far saltare la Torre di Pisa, di far saltare i templi greci in Sicilia. L'obiettivo è terrorizzare lo Stato, così da costringere quella parte di Stato piccola che stava combattendo Cosa Nostra a farsi da parte in cambio di una pace, in cambio della sicurezza. Questa visione è portata avanti da Messina Denaro, che spinge il più possibile da un lato agli attentati, dall'altro a intervenire sui pentiti. Estate del 92, ci sono troppi cantanti, questa è l'espressione con cui definiscono i collaboratori di giustizia vicini a Rina, che stanno raccontando quello che sta succedendo. Sono affiliati, uomini d'onore, che non sopportano la strategia stragista e quindi decidono di parlare. Balduccio Di Maggio, Santino Di Matteo. L'idea viene a Graviano, diversi collaboratori di giustizia ce l'hanno raccontato. L'idea è quella di far ritrattare Santino Di Matteo, cioè quello che ha detto deve ritrattarlo, deve dire che è tutta una menzogna, che è un'invenzione, qualcosa che ha fatto per puro vantaggio personale. Sarebbe una grande vittoria per i corleonesi, e Matteo Messina Denaro vuole esattamente questo: non semplicemente che si fermi a confessare, ma che ritratti. Pensano a come fare. Uccidere un parente? Non si può in quel caso, perché i parenti di Santino Di Matteo sono uomini d'onore. Quindi è necessario che si riunisca tutta la commissione, deve esserci un buon motivo per eliminare un uomo d'onore che però ha preso distanze da lui. La moglie allo stesso modo. Quindi non si può far nulla.
In più, uccidere un parente di un collaboratore di giustizia è sempre scivoloso, perché darebbe la prova che quello che sta dicendo è vero. Loro vogliono invece che proprio ritratti. E Graviano dice, ma il figlio non è quello che va a cavallo, prendiamo lui. Graviano vorrebbe ammazzarlo, del resto Giuseppe Di Matteo è un bambino, non è ancora uomo d'onore, e quindi sarebbe facile. E decidono invece per il rapimento. Si presentano al maneggio dove Giuseppe andava a scuola di equitazione e si presentano come agenti del nucleo operativo Protezione Pentiti. Quindi il bambino è ben felice di andare con loro, che gli dicono ti portiamo da tuo padre, era inaspettato poter andare a rivedere il padre. Quindi si prepara e va con loro. Verrà poi chiuso in una casa, legato, mani e piedi, e glielo dicono. Gli dicono tu stai qua perché tuo padre è un infame. Il bambino quindi avrà crisi di pianto, incredibilmente lo torturano in questo senso. Matteo Messina Denaro permette che questo accada, ma soprattutto il primo periodo di detenzione del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo si svolge proprio nel territorio e il mandamento di Matteo Messina Denaro. Quindi non solo c'è il sì a questa operazione, ricordo che Giuseppe Di Matteo sarà strangolato e poi sciolto nell'acido. Non solo avalla questa barbarie, ma addirittura ospita il corpo, il bambino sequestrato sul territorio suo. Quindi è un doppio, nel linguaggio degli uomini d'onore, è un doppio avallo all'operazione. La sua ossessione in quel momento è impedire che uomini a loro vicini raccontino quello che sta succedendo e rompino quindi la coesione intorno alla strategia militare e stragista dei corleonesi. Per ottenere questo, Matteo Messina Denaro ha dato l'ordine, insieme alla cupola, di assassinare un bambino. Nei decenni Messina Denaro si arricchisce sempre di più, è un capo e quindi ha una disponibilità di liquidità enorme. Le indagini hanno dimostrato suoi interessi nel gioco d'azzardo legale, investendo in società maltesi. La forza di Messina Denaro, come sempre per i capi, è determinata dalle sue alleanze, dai suoi legami, da una forte capacità liquida. Avere molta liquidità significa comprare molte persone, e da una forte protezione politica. La protezione politica ti aiuta anche nell'impresa, nel vincere appalti, nell'essere avvertito quando qualcosa non funziona, cioè un'attenzione mediatica, quindi un'attenzione giudiziaria. E qui avviene una delle cruciali scelte di Messina Denaro. Decide, e le indagini lo hanno dimostrato, di appoggiare Forza Italia. La forza di Messina Denaro, come la forza di tutti i boss, risiede nella capacità di mantenere le alleanze. E certamente la politica da sempre è l'interlocutore principale delle organizzazioni mafiose. Insieme all'impresa, la politica sa che è imprescindibile il rapporto col potere criminale per governare l'Italia. Ebbene, quello che succede è che nel 2006 avviene un'intercettazione importantissima, non è un'intercettazione telefonica ma ambientale, in un'autofficina a Castelvetrano frequentata da Salvatore, il fratello di Matteo Messina Denaro. Bene, in quell'autofficina le parole che vengono pronunciate sono importantissime. È finita l'epoca dei comunisti, bisogna appoggiare Berlusconi, Prodi, questo babbo, così lo definiscono, ci consuma. La metafora è chiara, ci consuma, si oppone a noi, bisogna appoggiare gli altri. E chi viene scelto? Secondo le accuse e secondo diversi pentiti, l'uomo politico che viene scelto da Messina Denaro è Tonino D'Alì, non un politico preso così, a caso tra i disponibili, ma esattamente l'erede della famiglia che ha fondato il Banco Sicolo di Trapani. La famiglia per cui lavorava il padre di Matteo Messina Denaro, che candidandosi prenderà ben 52.000 preferenze, voti, per diventare senatore.
e soprattutto Antonio D'Agli sarà sottosegretario agli interni dal 2001 al 2006. Però queste accuse hanno avuto come risultato giudiziario una condanna sino al 91 per concorso esterno in associazione mafiosa, quindi reato prescritto, e un'assoluzione dal 91 in poi per mancanza di prove sufficienti. Ma nel 2017 la Procura di Trapani chiede ed ottiene che al senatore D'Alì sia dato l'obbligo di soggiorno e il tribunale che gestisce le misure di prevenzione dirà che si tratta di un politico a disposizione di Matteo Messina Denaro. E l'elemento più dimenticato nel racconto trionfalistico della sua cattura, che seguendo la documentazione delle indagini delle procure, Matteo Messina Denaro abbia avuto un suo uomo a disposizione in un posto preciso, molto preciso, delle istituzioni italiane, la sottosegreteria agli interni. Del resto, uno degli amici più stretti di Messina Denaro, Giuseppe Graviano, l'altro autore delle stragi, mentre viene ripreso nel carcere di massima sicurezza dove è detenuto, fa un gesto eloquente parlando con un altro prigioniero, un gesto che descrive il rapporto tra D'Alì e Messina Denaro. Fa questo gesto per mostrare il rapporto tra il politico e il boss, tra D'Alì e Messina Denaro. 30 anni di latitanza. Beh, 30 anni di latitanza sono molti, ma non danno la reale misura di quello che è successo. Per più di 20 non è mai stato cercato. La priorità erano altri. La stessa cosa ha capito a Provenzano, davvero cercato soltanto negli ultimi 8 anni. E allo stesso modo Matteo Messina Denaro, davvero cercato soltanto negli ultimi 10-12 anni. In realtà le risorse dello Stato della cattura ai latitanti sono limitate, quindi si cerca sempre il latitante numero uno. Per anni è stato Bernardo Provenzano, dopo la cattura di Provenzano è arrivato il turno di Messina Denaro. Non che nessuno di questi venisse cercato, ma non c'erano abbastanza investimenti per corrompere, per investire, per cercare. È costosissimo da parte dello Stato la ricerca di un latitante. È davvero un impegno economico e umano enorme. Dall'altro lato, è riuscito a scappare? Beh, era sempre avvertito. Da più parti abbiamo continui indizi che ci testimoniano di avvertimenti. Uno su tutti, quando mantenevo un carteggio con Svetonio, il sindaco di Castelvetrano, e lui si firmava Alessio, a un certo punto dismette questo rapporto e guarda caso quando i servizi segreti avevano raggiunto il sindaco per poter quindi catturare Messina Denaro, d'improvviso si interrompono i rapporti, qualcuno lo ha avvertito, e così sempre accadeva. Quando si era vicinissimi con la cattura, il rapporto con la figlia che non ha potuto vivere, la figlia e Messina Denaro comunicavano anche attraverso post sui social network, post in codice, ecco, Messina Denaro aveva chiaramente degli appoggi. Li scopriremo mai? E chi lo sa? Perché questo arresto? È un arresto di cui si sa ancora poco, lo sapremo nei prossimi giorni chiaramente, sapremo i dettagli che ci vogliono per sapere nei prossimi giorni. Sappiamo che è malato, probabilmente Messina Denaro doveva curarsi e si è sentito al sicuro, o diciamo sono molte le ipotesi, o in qualche modo ha capito che non era più possibile, con lo stato di salute in cui si trova, continuare la latitanza. Non sappiamo, né sappiamo quello che ci verrà detto sino in fondo. Quello che sappiamo però è che Cosa Nostra è decapitata. Un'organizzazione già provata, la strategia stragista voluta da Messina Denaro, è proprio quella strategia che l'ha consumata. È proprio quella strategia che l'ha resa un'organizzazione molto più in difficoltà rispetto alle organizzazioni sorelle. Più floride e meno indebolite, come invece la Cosa Nostra corleonese, dalle collaborazioni di giustizia e da arresti e condanne.
La gestione di Cosa Nostra di Matteo Messina Denaro è stata sostanzialmente una gestione fallimentare. La strategia corleonese, benché in grado di portare potere e fargli essere davvero i sovrani del crimine organizzato per più di 10 anni, li ha poi indeboliti, li ha poi fatto perdere affari. È stata la peggiore scelta possibile, quella del terrorismo mafioso. Scelta che infatti hanno osservato le altre mafie e che da cui le altre mafie si sono distanziate. 'Ndrangheta e Camorra furono chiamate a partecipare alla strategia stragista anche da Messina Denaro, ma non accettarono, non collaborarono, non parteciparono, se non marginalmente costrette a quella stagione, e così salvarono il loro business e così hanno protetto i loro affari. E ora? E ora chi sarà il nuovo re di Cosa Nostra? Beh, a meno che non decida di pentirsi, Matteo Messina Denaro, anche rinchiuso, malato e al 41 bis, continuerà ad essere il re di Cosa Nostra. Ma chi? Chi è pronto operativamente a sedersi sul trono che ora Messina Denaro ha lasciato vuoto?